Christe, Christe. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia, la pace, l'amore di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, confidando nella misericordia di Dio e nell'intercessione del Serafico Padre Francesco, all'inizio di questa celebrazione eucaristica chiediamo perdono al Signore per tutte le infedeltà alla nostra vocazione di figli di Dio e discepoli di Cristo alla scuola di Francesco. E seguire falsi messia che non possono salvare, abbi pietà di noi. Kyrie, Kyrie. Speranza di salvezza, via della perfezione, chiave del paradiso, patto d'eterna alleanza. Per le volte in cui non l'abbiamo seguita, non ne abbiamo colto il profondo significato e l'abbiamo considerata fuori dal tempo, abbi pietà di noi. Christe, Christe, Eleison. Christe, Christe, Eleison. Tuo Signore, ci hai fatto dono di tanti fratelli nella famiglia francescana, perché, riconoscendo in essi la tua presenza, li accogliamo come compagni di cammino nel pellegrinaggio della fede. Per le volte in cui non li abbiamo amati e non ci siamo lasciati amare, come tu ci hai amato, abbi pietà di noi. Kyrie, Kyrie. Misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore Figlio, unigenito, Gesù.
Preghiamo. O Padre, che hai mandato San Giovanni Battista a preparare a Cristo Signore un popolo ben disposto, allieta la tua Chiesa con l'abbondanza dei doni dello Spirito e guidala sulla via della salvezza e della pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto: mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze. Ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato dal servo, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché ero stato onorato dal Signore, e Dio era stato la mia forza. E ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio. Grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. A te voglio cantare davanti agli angeli. Mi prostro verso il tuo tempio santo. Insieme. Intendi da lontano i miei pensieri, osservi il mio cammino e il mio riposo, ti sono note tutte le mie vie. Mi posto verso il tuo
le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Quei giorni, nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, Paolo diceva: Dio suscitò per i nostri padri Davide come re, a quale rende questa testimonianza. Ho trovato Davide, figlio di Esse, uomo secondo il mio cuore. Egli adempirà tutti i miei voleri. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò come Salvatore per Israele Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta, predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: Io non sono quello che voi pensate, ma ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di slacciare i sandali. Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti tra voi siete dimorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Parola di Dio. Tutti furono meravigliati
In quel medesimo istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Coloro che le udivano le osservavano in buon luogo. Che sarà mai questo bambino, si dicevano. Davvero la mano del Signore stava con lui. Il fanciullo cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Aspettato di trovarmi qui. Ringrazio il Signore e il Consiglio nazionale, regionale per questo invito, Pietro e il suo consiglio, perché mi è stata data la possibilità di condividere con voi questa festa, questa gioia. E la gioia delle gioie è l'incontro con Gesù Cristo. È Lui l'artefice di ogni cosa. È Lui quella persona di cui fare sempre esperienza. Forse è bene che sia terminato per molti il tempo soltanto dell'ascolto, che è un elemento fondamentale della vita di chi vuole seguire Gesù Cristo, povero e crocifisso. È giunto il momento di fare esperienza personale di Lui. Un conto è ascoltare e un conto è fare esperienza. Non sarebbe strano che da questa riunione, da questa assemblea, da questa festa, qualcuno dicesse: non è più per la tua parola che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo fatto esperienza che Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. È fondamentale l'esperienza personale di Gesù. Non possiamo soffermarci soltanto al tempo della formazione, che è un elemento indispensabile, perché molti hanno bisogno che tu stesso dica le ragioni per cui tu credi. Perché tu credi in Gesù di Nazareth? Perché tu sei un bambino alla seguire di Francesco? Quali sono le motivazioni? Qual è la ragione per cui oggi ti sei mosso dai, magari dai luoghi più lontani e sei venuto qui? Qual è la ragione? Che cosa ti ha mosso? Quali sono le motivazioni? Qual è la causa? Che cosa ti ha spinto a lasciare tutto, magari anche la propria casa, i propri affari, e venire qui? Il mondo che non crede, e ne sono tanti, ha bisogno di sentire quali sono, qual è la tua testimonianza. Certo, possiamo sicuramente citare il Vangelo, possiamo sicuramente citare la regola, sicuramente possiamo magari riferire ciò che abbiamo appreso magari dai vari corsi di formazione, dalla stessa teologia, è importante, però non credo che sia, come dire, la ragione per, non tanto per convincere, ma per dare una testimonianza vera, concreta. La lettura degli Atti parlava di Paolo. Se noi chiedessimo a Paolo le ragioni per cui lui da un persecutore è diventato un perseguitato a motivo di Cristo, direbbe un fatto concreto, direbbe una storia concreta, direbbe che si trovava sulla via di Damasco e che il Signore, il Maestro, lo ha coinvolto in una luce straordinaria e quindi è diventato suo discepolo, un fatto concreto. E sicuramente alcuni di voi o tanti di voi hanno una storia da raccontare, hanno una storia da trasmettere, hanno una buona notizia
da poter manifestare con forza, con vigore, con zelo, oppure con semplicità. Forse con poche parole, ma è fondamentale raccontare, è fondamentale trasmettere ciò che tu stesso hai ricevuto. Tu sei stato chiamato per nome, e quel nome è un programma di vita, quel nome è una storia di salvezza. Dio ti ha chiamato per nome, non per avere un rapporto intimistico con Lui, ma per fare esperienza di Lui e per essere inviato al mondo e dire: veramente il Signore è Dio, il Signore è Dio. Altrimenti siamo una realtà chiusa in noi stessi. Invece il Vangelo ci invita veramente a fare esperienza di Cristo, ma è Cristo che ti manda, è il suo amore, la sua potenza, la sua forza, la sua, come dire, la sua voce che diventa parola. Io vorrei paragonare alla regola dell'ordine francescano secolare, ma anche alla regola del primo ordine, alla voce. Ma quella voce ci orienta alla parola, che è Cristo Gesù. Ecco perché è importante, è indispensabile, perché le nostre fraternità siano veramente fraternità e non un gruppo e non una comunità. C'è differenza tra gruppo, comunità e fraternità. Noi siamo chiamati ad essere fraternità, ovvero dei fratelli che accolgono l'altro così com'è. Per fare una cosa del genere, che cosa ci vuole? Ci vuole la fede. La fede in Gesù Cristo ci vuole, perché non è possibile accettare l'altro così com'è se non hai dentro di te il fuoco dello Spirito, se non hai dentro di te l'esperienza stessa di Cristo che si è fatto fratello. Ci vuole la fede. Ci vuole la fede perché tu possa accogliere l'altro, possa renderti disponibile, servizievole, generoso, solidale. Ci vuole la fede. E il Papa Benedetto XVI ha detto alla Chiesa che c'è una crisi di fede nella realtà ecclesiale. C'è una crisi di fede, significa che c'è una crisi di esperienza con questa persona viva e vivificante che è Gesù Cristo. Questo è scoraggiante. È vero, caspita, dopo 2000 anni ci troviamo ad avere una crisi di fede, dopo 2000 anni non sappiamo chi è Gesù Cristo, se non in una maniera accademica, se non in una maniera così fosse lontana, conosciamo tutto di Lui, però ci manca l'esperienza. È possibile? Se questo è scoraggiante, dall'altra parte è entusiasmante. E perché entusiasmante di fronte alla crisi di fede? Perché Paolo ce l'ha dimostrato, che perché ci sia la fede è fondamentale l'annuncio del Vangelo, l'annuncio della buona notizia. E perché è fondamentale l'annuncio di questa parola? E perché solo questa parola? Perché solo questa parola ha in sé lo spirito e la vita. Tu dove cerchi la vita? Dove la cerchi? Se la cerchi al di fuori di te stesso, se la cerchi magari in tante cose, nella sensualità, nel denaro, nel potere, nel successo, credo che forse stai camminando in vano. Perché il Vangelo è fondamentale, perché ti dà il senso della vita, anche di quelle cose di cui oggi stai soffrendo. Sì, è il Vangelo, perché il Vangelo ti rende molto vicino all'esperienza umana terrena di Cristo Gesù. Questa mattina ci è stato detto, l'esperienza umana di Gesù è fondamentale. Cristo perché si è fatto uomo? Perché tu possa diventare veramente Dio, diceva Sant'Ireneo, ma soprattutto sei fatto uomo perché tu possa dare una luce alla tua dimensione umana, alle tue sofferenze, alle tue difficoltà. Sappiamo che molti di voi soprattutto, vivono situazioni difficili, non c'è lavoro ed è una situazione umiliante, è una situazione che ci fa soffrire, ma ti fa soffrire anche la malattia, la sofferenza, anche la morte ti fa soffrire. Io poco tempo fa ho perso mamma e mi sono reso conto veramente come la morte ci umilia. Ma se non hai l'esperienza di Cristo, tu rimani lì inchiodato nella depressione, soprattutto nella disperazione. Un cristiano non può rimanere lì nella disperazione. Si piange, soffre, si intristisce, ma c'è un qualcosa che ci permette di andare al di là. E qual è questo qualcosa? L'esperienza di Cristo risorto. Questo lo sappiamo, che Gesù è risorto, sicuramente, ma forse non sai che quella risurrezione ti appartiene. Tu puoi risorgere la vita nuova, tu
tu veramente puoi, nonostante le infermità, nonostante magari la solitudine, la vecchiaia che rallenta il tuo cammino, che ti intristisce, che appesantisce la tua esperienza, puoi veramente avere un cuore giovane che può scoppiare di giovinezza, che può scoppiare di gratitudine, di benedizione. Ecco perché il salmista dice: benedirò il Signore in ogni tempo. E qui Francesco d'Assisi è un maestro di vita. Quando Francesco d'Assisi ha desiderato di cantare le lodi di Dio Altissimo, quando ha composto il Cantico delle Creature, dopo le stimmate, non prima, prima sì, era un conoscitore di salmi, era magari un esperto della parola, ma dopo l'esperienza delle stimmate, Francesco ha cantato: tu sei il bene, tutto il bene, il sommo bene, tu sei bellezza. Quando era inchiodato sulla croce, lui ha saputo cantare le lodi di Dio Altissimo. E che cosa ha realizzato? Anche con il Cantico delle Creature, quella parola che dice: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero. Ecco, coraggio, fratelli carissimi, non vi scoraggiate di fronte alle difficoltà, non vi scoraggiate di fronte ai conflitti che avvengono in una fraternità, perché sono segni di vitalità, perché ci permettono di essere conformi all'immagine di Cristo Gesù. Cristo non è stato trattato bene, Cristo è stato inchiodato sulla croce. Perché noi invece vorremmo essere trattati bene? Perché vorremmo essere accolti, come dire, compresi? Perché? Ecco perché è fondamentale l'esperienza umana di Gesù, ci aiuta ad andare oltre, a superare le nostre difficoltà. E tutto questo diventa un qualcosa di grande, di testimonianza unica. Quindi in Cristo Gesù la nostra vita veramente può continuare. È questa parola che ci rende veramente fratelli, è questa parola che addirittura orienta il nostro cammino. Ma per poter camminare, che cosa c'è bisogno? Del pane, dell'Eucaristia. Non è possibile una fraternità senza l'Eucaristia. Non è possibile una fraternità senza questo rapporto intimo con Gesù Cristo. Pensate un po', qualcosa di inaudito. Il Battista, che indica l'agnello di Dio, e il sacerdote va oltre. Sacramentalmente il presbitero, il sacerdote, compie qualcosa di più del Giovanni il Battista, perché non soltanto lo indica, ma lo rende presente attraverso la preghiera, attraverso l'invocazione dello Spirito. Perché questo pane diventa farmaco della nostra esistenza. E quando noi mangiamo la carne di Cristo, diventiamo concorpori con Lui. E quando noi beviamo il sangue di Cristo, diventiamo consanguini con Lui. Com'è possibile rimanere statici, rimanere immobili? L'Eucaristia ci fa alzare dalla tavola per andare incontro all'altro, direbbe Don Donino Bello. Io vengo dalla Puglia, e quindi ho avuto modo anche di conoscere questo santo vescovo francescano, pensiero francescano. Come è possibile rimanere attorno alla mensa, rimanere magari circoscritto soltanto nell'ambito ristretto? No, l'Eucaristia ti mette in movimento, ti fa alzare da tavola, addirittura ti fa inchinare verso l'altro, nel servizio all'altro, nell'amore, nel perdono, nella misericordia, nella pace. E quando sei veramente nella notte del dolore, oppure dell'isolamento, dell'emarginazione, ecco che l'Eucaristia diventa per te luce, perché l'Eucaristia è nata in un contesto di buio, di tenebra, ed era notte quando Giuda lascia il cenacolo per tradire il maestro. Ebbene, Cristo Gesù ha trasformato quel buio in aurora di luce mediante la consegna di se stesso dell'Eucaristia. Parola, Eucaristia, vita di fraternità. Che cosa sono se non gli atti degli apostoli? I tre pilastri su cui devono poggiare le nostre fraternità,
l'insegnamento degli apostoli, la fratio panis, l'Eucaristia, la comunione fraterna. E noi in più abbiamo anche l'esperienza di Francesco d'Assisi, di Chiara, che ci hanno dimostrato con i fatti che è possibile la santità. Non è però un cammino verso la santità che parte da noi, no, la santità è un dono che viene dall'alto, altrimenti c'è superbia spirituale. La santità è un dono che ci viene fatto. Allora che cosa Dio vuole da te? Che ti ha chiamato per nome, come Giovanni Battista. Vuole che tu ti rendi disponibile, perché quello che Dio compie, quello che Dio vuole, e noi conosciamo molto bene ciò che Dio vuole, possibile? Dove noi possiamo conoscere la volontà così chiara di Dio nel secondo della montagna, nelle beatitudini, nei capitoli 5, 6 e 7 di Matteo? Lì conosci la volontà di Cristo Gesù concretamente. E Francesco ha capito che quello era il programma di vita, è diventata per lui la prima regola. Allora conoscere la volontà di Dio significa veramente adempiere ad una missione, avvicinarci all'esperienza umana di Cristo ed essere testimoni della risurrezione. Ci accompagni Francesco, ci accompagni Chiara, il Battista, nel giorno in cui oggi noi celebriamo la festa, ricordiamo anche l'approvazione della vostra regola, che è voce, la regola dell'ordine francescano secolare, che orienta alla parola, il Vangelo, questa buona notizia, Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Rinnoviamo la nostra professione di fede, ognuno dica personalmente credo. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì sotto Ponzio Pilato, il terzo giorno risuscitò da morte e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi siamo gioiosi di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Signore Dio nostro, Padre di tutti, fratelli, oggi celebriamo la nascita di Giovanni Battista. È un giorno di gioia nel quale ci ha annunciato il Messia. A suo tempo Giovanni lo indicherà ai suoi discepoli: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Il Signore concede anche a noi di metterci con tutte le nostre energie a servizio di Cristo e di preparare la sua venuta nel mondo. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa e i suoi ministri, affinché continuino con coraggio ad annunciare il Vangelo fino agli estremi confini della terra, rivelando ad ogni uomo l'amore del Padre, preghiamo. Per la famiglia francescana, affinché, aperta all'azione dello Spirito Santo che l'ha suscitata per servire e riparare la Chiesa, sappia mantenersi fedele alla propria vocazione, che è quella di mostrare agli uomini che è possibile vivere come fratelli, preghiamo. Per il nostro ordine, affinché dopo aver saputo costruire la profezia dell'unità, sappia ora con impegno e dedizione edificare quella comunione che la nostra regola con chiarezza ci esorta a testimoniare, preghiamo. Per le sorelle e i fratelli che nei consigli locali, regionali e nazionali, mondiale dell'ordine francescano secolare, sono stati chiamati
al faticoso servizio di guida e animazione della fraternità, affinché sostenuti dalla forza dello Spirito e dalla preghiera di tutti noi, ci aiutino a vivere in pienezza la nostra vocazione, preghiamo. Per i nostri giovani francescani, verso i quali ci sentiamo particolarmente responsabili, affinché non si pieghino alla mentalità del secolo, ma sappiano seguire Cristo povero e crocifisso, preghiamo. Per gli araldini, affinché con entusiasmo e freschezza sappiano cantare le lodi del Signore e trovino in noi adulti testimoni credibili del Vangelo, preghiamo. Per i nostri fratelli più fragili che vivono la malattia e il peso degli anni, affinché nella sofferenza siano sempre sostenuti dalla grazia divina e dalla sollecitudine della fraternità, preghiamo. Signore, Tu sei sempre colui che viene. Fa che anche noi, sull'esempio del Battista, prepariamo la Tua venuta in mezzo ai fratelli. Fa che sappiamo aprire il cuore e l'anima alla buona notizia, che è il Vangelo del Tuo Figlio Gesù Cristo, che vive e regna con Te nei secoli dei secoli. Amen. Thank you.
Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Dio, Padre onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che fra i nati di donna hai eletto e consacrato a preparare la via a Cristo Signore. Fin dal grembo materno esultò per la venuta del Redentore. Nella sua nascita preannunziò i prodigi dei tempi messianici. E solo fra tutti i profeti indicò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano lo stesso tuo figlio, autore del battesimo, e rese a lui la testimonianza suprema con l'effusione del sangue. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a donare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri.
nella notte in cui fu tradito e riprese il Padre, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e sceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giovanni Battista, Santa Chiara e San Francesco di Assisi, e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Benedetto, il nostro Vescovo Vincenzo, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Padre, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono io. Carissimi fratelli, questo è il momento più bello che una fraternità può vivere, qual è quello di entrare in comunione piena con Cristo. E in questo momento ho bisogno dell'aiuto di ciascuno di voi, perché come voi ben vedete siamo in tanti, e per distribuire la comunione ciascuno deve aiutarmi. L'organizzazione sarà in questo modo: ci saranno 5 presbiteri alla mia destra e 5 presbiteri alla mia sinistra nella distribuzione della comunione. Davanti a ciascun settore, come voi ben vedete, ci sarà un presbitero. Prima di spostarvi, aspettate che il presbitero si sia posizionato nel punto appunto che i ministranti vi indicheranno. Quando vedrete che il presbitero si è fermato, in quel momento vi potrete muovere per la comunione. Grazie.
atto di comunione numero 6. Come padre, vieni in me, tua gloria.
Esulti, o Padre, la tua Chiesa nutrita alla cena dell'Agnello, riconosca l'autore della sua rinascita, Cristo tuo Figlio, che la parola del precursore annunziò presente in mezzo agli uomini, per Cristo nostro Signore. Sorelle e fratelli, abbiamo la gioia di accogliere in mezzo a noi Sua Eminenza il Cardinale Paolo Romeo, Arcivescovo di Palermo. In quanto la sua amata zia centenaria, una nostra consorella, Santa Romeo, è francescana secolare della Fraternità di Acireale, città natale di Sua Eminenza in provincia di Catania. Quindi è uno di noi il cardinale, benvenuto. Della nostra numerosa famiglia francescana secolare di Sicilia, questa è la manifestazione più importante e più attesa dell'anno. Oggi siamo qui riuniti per celebrare il 5° capitolo regionale delle Suoie, che assume una veste più solenne in quanto coincide quest'anno con la ricorrenza del 34° anniversario dell'approvazione della nostra amata regola da parte del servo di Dio Paolo VI. Questa mattina abbiamo iniziato il nostro capitolo con un momento di preghiera presieduto da Franco Marchese, ministro provinciale di Cappuccino di Palermo, con l'accoglienza della reliquia della nostra madre Chiara in questo anno di grazia nel quale celebriamo l'ottavo centenario della nascita del Secondo Ordine. Abbiamo anche portato qui all'altare il Vangelo e il Santo Vangelo per ricordarci che dobbiamo osservare il Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo secondo l'esempio di San Francesco e ogni giorno passare dalla vita al Vangelo e dal Vangelo alla vita. Abbiamo anche portato la nostra regola alla quale tutti noi francescani secolari ci dobbiamo ispirare in quanto il libro della vita, la speranza di salvezza, la caparra della gloria futura. La sua significativa presenza è per noi molto importante in quanto segno di quella comunione ecclesiale tanto cara al nostro serafico padre San Francesco e tratto distintivo del carisma francescano. Siamo consapevoli dei suoi molteplici impegni pastorali, perciò la ringraziamo di vero cuore per la sua premura di padre e pastore. I fratelli e le sorelle qui convenuti provengono da ogni parte della Sicilia, in rappresentanza delle 193 fraternità locali. Insieme all'Office Italiano, la nostra è una delle fraternità regionali più numerose, a cui si aggiunge la Gioventù Francescana di Sicilia, gli Arardini, gli assistenti del primo ordine del Toro, che amorevolmente camminano accanto a noi. L'esperienza di questa giornata ci fa fare memoria del celebre capitolo delle Suoie che si celebrò ad Assisi in Santa Maria degli Angeli nel 1221 alla presenza del nostro serafico padre San Francesco. Le fronde francescane ci rimandano che intervennero 5.000 frati, molti di questi uomini di cultura e il cardinale Ugolino, futuro Gregorio IX. Ecco, Eminenza, per questa speciale ricorrenza, in questo palasporte, messo a disposizione della provincia regionale di Palermo, abbiamo invitato fratelli che in seno al nostro ordine svolgono importantissime funzioni di servizio fraterno.
Il tema dell'incontro è stato dato dalla lettera apostolica di approvazione della nostra regola, datata 24 giugno 1978, proprio oggi è la tua giornata. Noi siamo lieti che il carisma francescano ancora oggi vigoreggi per il bene della Chiesa e della comunità umana, ed è stato sviluppato dal nostro fratello Benedetto Lino, consigliere di presidenza del CIO. Qui oggi piace a lui, il nostro ordine in ogni suo livello è rappresentato, in quanto c'è il consigliere nazionale, l'amministratore nazionale, la brevità regionale e locale. A seguire abbiamo ascoltato con attenzione la testimonianza di Paola Provelli, sorella francescana della Nuova Gerusalemme di Novara, per la prima volta in la sorella nostra Paola di Novara. Il pomeriggio, il primo pomeriggio, è stato arricchito dai nuovi canti di Fra Giuseppe Di Fatta, che ha messo in musica la messa per la solennità di San Francesco d'Assisi. Poco fa abbiamo iniziato la Santa Messa, la celebrazione eucaristica, presieduta da Padre Giancarlo Liquadri Cassini, assistente nazionale, durante la quale adesso rinnoveremo davanti a lei la nostra professione di vita evangelica e ringrazieremo il Signore per il dono della nostra vocazione francescana. Grazie ancora, Eminenza carissima, per la sua onorevole presenza. Voglio aggredire adesso alla fine, a nome di tutto l'Office d'Italia, di Sicilia, come ricordo di questo nostro capitolo, la lampada della speranza realizzata per l'occasione. E poi chiedo umilmente la sua benedizione su di noi, le nostre famiglie e la fraternità dell'Ordine Francescano Secolare e della Gioventù Francescana di Sicilia. Le auguriamo di vero cuore di continuare a svolgere il suo ministero sotto lo sguardo amoroso di Maria Santissima Immacolata e l'intercessione del nostro Serafico Padre San Francesco. Benvenuta ancora. Avrei molte cose da dirvi, ma capisco che la vostra giornata è stata lunga e adesso anche il caldo. Allora voglio darvi delle immagini perché ve le ricordiate e perché possono essere fonte di ispirazione. Vedete, Gesù nel Vangelo ha parlato della grazia, ha parlato della vita cristiana e ha dato due immagini molto belle. Una fonte zambillante di acqua, pensate poi tutta l'Apocalisse che parla di quest'acqua che invade la terra, e ha parlato del fermento. Ecco, vedete, questo gesto profetico che il nostro fratello Francesco ha voluto aprire nella Chiesa, invitando ad una vita cristiana, a un cammino di santità non riservato soltanto alle persone consacrate o ai ministri ordinati, ma a tutti i cristiani. Non dimentichiamo che Gesù nel Vangelo aveva detto a tutti: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che ne c'è. Questa fonte zambillante, questo fermento, questo gesto profetico di Francesco nel 1200 ha ancora tutta la sua attualità, perché la fonte non è che è fresca il primo giorno che zambilla, il lievito non è che lievita soltanto la prima pasta, ma si rinnova continuamente e deve essere vitale. E così questo gesto profetico oggi da una parte ha una grande attualità, ma già allo stesso tempo una grande urgenza. Noi abbiamo bisogno di testimoni del Vangelo. Abbiamo bisogno, mentre il Santo Padre ci convoca alla nuova evangelizzazione, pensate, Giovanni Paolo II ce lo ha detto e ce lo ha ripetuto per 26 anni,
E adesso Benedetto XVI ci convoca, e adesso a ottobre ci sarà un sinodo dal quale nascerà poi un'esortazione apostolica. Vuole convocare tutta la cristianità, tutta la comunità dei credenti a una nuova evangelizzazione. Perché? Perché assistiamo a una secolarizzazione, a una desacralizzazione della vita, a una scristianizzazione anche di quei paesi che sono stati la culla del cristianesimo. Pensate alla nostra Italia, che è stata la culla del cattolicesimo, che è stata la sede di Pietro, la cui città il vescovo di Roma, che è il pastore della Chiesa Universale, doveva risplendere davanti al mondo per la sua santità. E ci dobbiamo chiedere che cosa abbiamo fatto di tutto questo. Dobbiamo chiederci, ciascuno di noi, cosa abbiamo fatto del nostro battesimo, cosa abbiamo fatto della fede che ci hanno consegnato i nostri padri, cosa abbiamo fatto del mandato che il Signore ci ha dato: siate miei testimoni, portate l'annunzio, convertite fino ai confini della terra. Ecco l'urgenza. Mentre un mondo si scristianizza, mentre si desacralizza la vita, noi cristiani, noi comunità cattolica, dobbiamo rimboccarci le mani e dare questa testimonianza. C'è un'urgenza, poi, proprio, che interpella più direttamente il francescanesimo. Francesco ha aperto la via della povertà e della fraternità. Ha voluto gridarla con la sua vita, non tanto con la sua bocca, gridarla al mondo, rinnovando anche una vita religiosa che non era facile rinnovare. Io mi sono chiesto tante volte che differenza c'è tra Lutero e Francesco. Ambedue vogliono un rinnovamento della Chiesa, ambedue vogliono cammini di essenzialità, ambedue vogliono un atteggiamento diverso di fronte al potere del denaro, alla ricchezza accumulata. Lutero dice: questa è la verità, e se voi non l'accettate, fra 15 giorni metterò 45 giorni metterò le tavole di fronte alla Chiesa e andrò per conto mio. Francesco: mai mi allontanerò dalla Chiesa. E così è creduto, se quello era un sentiero di Dio, che sarebbe stato accettato. Ecco le regole, i capitoli, le storie, l'accettazione della Chiesa. Oggi abbiamo bisogno di tante problematiche che vengono mediaticamente speculate, una speculazione molto grande su fatti che purtroppo in parte sono veri. L'umanità della Chiesa, così come l'umanità della nostra fede, sarà sempre evidente. Il nostro vaso di Creta ci sarà sempre. Ma al di là del nostro vaso di Creta c'è il grande dono di Dio, della grazia, c'è la storia della salvezza che il Signore scrive malgrado le nostre deficienze. E oggi noi dobbiamo avere un soprassalto di amore alla Chiesa, di attaccamento alla Chiesa. E proprio perché pensiamo che c'è bisogno di tanta rinnovazione, così come lo pensò Francesco, dobbiamo cominciare dalla nostra vita e non attenderla dall'altro. E quando il mondo, oggi di fronte a una crisi economica, quello economico è l'iceberg che appare, la crisi è la crisi dei valori, è la crisi di credere in Dio, è la crisi della mancanza di amore. Dio è amore. Dio rimane nell'amore, l'amore verso i fratelli. Quante tendenze correnti di egoismo. Di fronte a questo, Francesco ci insegna a vivere nell'essenzialità. Quanti sprechi,
nella società di oggi. Quante chiusure! Francesco ci ha insegnato a vivere in questa essenzialità e a conservare la speranza. Oggi lo vediamo e poi ce ne scandalizziamo anche sui giornali. La gente è in crisi e per questo si suicida. E diciamo agli altri: uscite dalla crisi, perché sennò tutto il mondo si suiciderà. Francesco ha saputo vivere nella povertà più grande, ma una povertà che si poteva assumere perché era condivisa nella fratellanza. Oggi purtroppo noi ci chiudiamo nei nostri egoismi. Ecco l'attualità, ecco l'acqua fresca, ecco il lievito che Francesco ci consegna, che la sua spiritualità viene data alla Chiesa. E come nel 1200 c'era Francesco, c'erano i suoi primi seguaci, oggi tutta la famiglia francescana deve sentire il bisogno e la grandezza di dare alla Chiesa e al mondo questa testimonianza di povertà e di fratellanza. E noi sappiamo, mentre Lutero finisce, piccoli gruppi, piccole chiese sconosciute nel grande mondo globalizzante di oggi, Francesco rimane ispirazione non soltanto all'interno della Chiesa, ma per il mondo intero. L'amore del creato, il rispetto del creato, quante violenze nell'ecologia di oggi. Ecco allora questa consegna che, come vescovo, come rappresentante dei vescovi siciliani, nella mia qualità di presidente della conferenza episcopale, voglio consegnare a voi. Siete stati interpellati da Francesco, dalla sua spiritualità. Avete seguito i vostri passi. Ci attendiamo di voi, da voi, che siate testimoni nel mondo di oggi. A un mondo che non crede, annunziate la vostra fede. A un mondo che fa una religione fai da te, come dice spesso Benedetto XVI, annunziate un Vangelo di fedeltà a Dio, a Cristo e alla sua Chiesa. E siate sicuri che percorrendo questo sentiero sarete sempre, sempre testimoni della morte e risurrezione di Cristo, segno di speranza per la Chiesa e per il mondo. Grazie Eminenza per le sue parole che ci confermano nei nostri propositi e anche nella riflessione che oggi i nostri ospiti ci hanno fatto fare. Lei è venuto proprio a sottolineare ancora una volta dei concetti che oggi ci siamo ripetuti, la ringraziamo. E adesso noi vorremmo rinnovare la sua presenza, la nostra professione di vita evangelica. Tutti qui i nostri fratelli e le nostre sorelle francescane di Sicilia prenderanno dal libretto appunto della nostra liturgia la formula, mentre qui davanti a lei il consiglio regionale, il consigliere internazionale, il consigliere nazionale insieme alla nostra ospite rinnoverà insieme a tutti voi la professione di vita evangelica. Fratelli e sorelle carissimi, finora vi siete adoperati per rendere presente il carisma di San Francesco nella vita e nella missione della Chiesa e vi siete impegnati a collaborare alla costruzione di un mondo più fraterno ed evangelico per la realizzazione del Regno di Dio. Seguendo l'esempio del vostro serafico padre,
che soleva ripetere: incominciamo di nuovo, fratelli, a servire il Signore Dio, perché fino ad ora abbiamo fatto poco, quasi nulla. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio nostro Padre, fonte di ogni perseveranza, perché si degni di concedervi la grazia della fedeltà. Rinnovate ora la vostra professione di vita evangelica. Ti rendiamo grazie, Signore, per la chiamata all'ordine processale secolare. Ti chiediamo di vita evangelica. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione vorrei dire a Sua Eminenza che oggi il suo intervento ha posto un sigillo, ha confermato tutto ciò che da questa mattina abbiamo ascoltato. E direi, Padre, che lei lo ha detto con chiarezza, che la grandezza di Francesco sì è nella sua povertà, nell'essere andato per il mondo da povero annunciando la pace, anche andando al di là di ogni confine. Sì, è nelle stimmate, ma in realtà la grandezza di Francesco sta nell'obbedienza alla Chiesa. Lì Francesco lo vediamo grande perché si è fatto piccolo in un contesto storico in cui era difficilissimo vedere nel Papa il dolce Cristo in terra. Era difficilissimo, eppure lui si è fatto piccolo. Anche noi, Padre, anche questi fratelli con questa professione davanti alla Chiesa, davanti a lei, si sono fatto piccoli per essere grandi nella testimonianza e nella luce. Grazie. Il Signore sia con noi. E con il tuo spirito. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia.
salutare Sua Eminenza. Ecco, noi a ricordo di questa giornata gli offriamo la nostra piccola luce affinché il ricordo della Fraternità Secolare di Sicilia sia sempre vivo nel cuore del nostro Cardinale. E adesso la vogliamo salutare con un canto che mette gioia e allegria e che ci immerge nella nostra Letizia Francescana. Come vedete in questa cesta ci sono tutti i vostri biglietti e qui il nostro Samuele estrarrà 20 abbonamenti alla rivista nazionale per primo. Quindi caro Samuele, dovrai prendere, mescolando per bene, 20 bigliettini. E mescola. 20, fuori uno, il primo fratello che vince un abbonamento alla nostra rivista nazionale è il numero 289. Dov'è? Fatevi avanti man mano che io chiamo questi numeri.